Politiche sociali, sicurezza, pulizia. Pagani come si presenta dopo un anno di amministrazione Bottone? Beh, la Giunta l'ha bocciata a tutto tondo perché sono tre aree dove è stata assolutamente fallimentare. Sicurezza, politiche sociali e pulizia della città, insomma, sono delle aree strategiche che purtroppo l'amministrazione ha completamente dimenticato. Per quanto riguarda la situazione dell'opposizione, da quando lei è uscito dal Consiglio Comunale, a Pagani si fa opposizione? Ma assolutamente, i consiglieri fanno la loro attività di controllo, di stimolo, come faremo insieme stamattina, esercitano il loro ruolo. Dall'opposizione non si può aspettare altro che, diciamo, un ruolo di controllo, di verifica degli atti amministrativi, ma anche di stimolo, e questo stanno facendo i nostri consiglieri, e questo lo faremo, rimanendo critici sulla azione amministrativa che resta scadente. All'opposizione in Fratelli d'Italia c'è ancora Pasquale Sorrentino? Pasquale Sorrentino si è dichiarato indipendente, ma resta all'opposizione insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia, insieme anche al consigliere Moncibello, che pur essendo indipendente stamattina è a supporto del nostro gruppo consigliare, resta decisamente all'opposizione. Quindi lo possiamo dire, un anno di amministrazione Donato Bottone a Pagani? Il binomio Donato Bottone ha causato un immobilismo spaventoso senza precedenti che fa di Pagani purtroppo l'ultima città del lago. Per quanto riguarda la gestione della nuova società? Per il momento siamo ancora in una fase prudente di giudizi perché sono passati pochi mesi, però purtroppo vediamo e sentiamo un malessere dei dipendenti che ci fa preoccupare rispetto anche ai ruoli dove sono stati assegnati molti di loro in modo adeguato. Un malessere che rientra nel complessivo malessere di tutti i dipendenti della Casa Comunale, che sono in forte crisi perché non vengono né stimolati, né aiutati, né guidati, per cui un disastro a partire dalla gestione della Casa Comunale di Palazzo di Città, che dovrebbe essere il primo, come dire, passaggio di un buon paro di famiglie, invece anche lì sappiamo di grossi problemi.